Salve ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Annibale Mastrianni e nel video di oggi ci occuperemo in realtà di un argomento che è collegato a quello del video precedente, ovvero sempre dell'Xbox Game Pass. Però vorrei darvi un tutorial un po' più approfondito e soprattutto vorrei spiegarvi come disattivare il rinnovo automatico. Prima di iniziare però ci terrei a fare una piccola precisazione. Allora, molte delle istruzioni che darò saranno molto molto dettagliate, anzi forse in alcuni casi potreste trovarle troppo dettagliate, però lo faccio perché il Game Pass si riferisce a una platea molto ampia di persone. Si va dai giocatori un po' più esperti, quindi ai core gamer, ai casual, a soprattutto magari genitori che fanno l'abbonamento per permettere al figlio di giocare. Però magari loro non ne sanno molto di videogames oppure di servizi in abbonamento e quindi potrebbero trovarsi un po' in difficoltà. Ed ecco perché ci tengo a spiegare bene le cose nel dettaglio, proprio perché il pubblico è molto vario. Questo grazie soprattutto all'offerta ampia che dà l'abbonamento e anche al vantaggio economico che questo permette. Allora, la prima parte da cui iniziamo, come possiamo vedere a schermo, è il rinnovo automatico. Come si disattiva il rinnovo automatico? Allora, andiamo a schermo e per prima cosa apriamo l'applicazione dell'Xbox. Ora, questa è l'applicazione dell'Xbox che voi andate a scaricare nel momento in cui vi iscrivete al Game Pass. Questa è in realtà un'app che fa accedere allo store dell'Xbox, dove c'è anche ovviamente la sezione del Game Pass, quindi non identificatela solo come applicazione del Game Pass, è una cosa un po' più grande ed approfondita. Comunque, voi l'aprite e vi ritrovate nella pagina principale del Game Pass, che è questa. A me mi ha aperto direttamente la mia raccolta. È un po' pazzerella questa app, va detto subito. Comunque, perché si rende necessario fare questo video? Perché in realtà Microsoft non è stata molto, diciamo, amichevole verso i consumatori, perché alcune di queste procedure sono state rese un po' macchinose, non sono mai complesse, però se non si è un minimo, sgamati, oppure non si è un po' smanettoni, o si è avuto già qualche esperienza con qualche servizio in abbonamento, ci si può trovare disorientati. Oltretutto, è bene che voi sappiate che in pratica l'Xbox, o comunque è la parte dedicata al videogame di Microsoft, e quindi l'account Xbox e l'account Microsoft, cioè quello che utilizzate per il vostro sistema operativo che avete sul computer, sempre che voi non abbiate Apple, che quello è l'iOS, è un'altra cosa. Comunque, è la stessa cosa, quell'account vale anche come account Microsoft e l'account Microsoft vale anche come account Xbox. Quindi sono la stessa cosa. Questo è importante che voi lo sappiate. E infatti nel momento in cui voi andate a comprare l'abbonamento e vi chiede di fare le registrazioni e tutte queste altre procedure abbastanza standard, voi potete utilizzare già quell'account che magari avete installato sul vostro computer, oppure se siete stati vecchi possessori di un Xbox e state, magari, non lo so, installando un nuovo sistema operativo Windows, potete utilizzare quella per associarla al vostro account. Comunque, perché c'è il rinnovo automatico? Come accade con tutti i servizi di abbonamento, come possono essere quelli streaming, Netflix, Disney Plus, oppure semplicemente magari quelli che permettono no di fare qualche gioco da tavolo online. Nel momento in cui voi fate un abbonamento, si attiva il rinnovo automatico. Questo sempre succede, capita sempre con tutti i servizi in abbonamento. E che cosa fa il rinnovo automatico? Praticamente il rinnovo automatico attiva a scadenza del mese che avete fatto, oppure dei più mesi che avete fatto, il pagamento automatico di un successivo mese, andando di mese in mese. E voi pagate la cifra base prevista per quel servizio. Come facciamo a eliminare questa cosa allora? Voi aprite l'applicazione, vi ritrovate in questa pagina e andate su il mio abbonamento. Dopo essere andati sul mio abbonamento, intanto giro sguardo per controllare l'altro schermo, quindi non sono pazzo ancora, andate in il mio abbonamento e
vi ritrovate in questa sezione dove vedete che dappertutto c'è il bottone gestisci, in alto a destra, al centro, ma non è ancora il momento di andare lì. Noi dobbiamo scendere giù nella pagina, qui c'è un po' la grafica relativa ad alcuni giochi tra quelli più importanti che ci sono qui, in realtà neanche tanto, tralasciando i primi tre, ma comunque scendiamo un po' più giù e vi ritrovate l'abbonamento che voi avete, che voi avete sottoscritto. E voi qui mi direte: sì, ma tu ne hai due con me questa cosa. Perché questo? Perché io ho fatto l'Xbox Game Pass Ultimate, che comprende anche quello per il PC e Live Gold. Ora non vi sto qua a dire le cose nel dettaglio su questa tipologia di abbonamento, perché l'ho fatto in un altro video, ma sappiate che quando fate l'Ultimate voi avete pure quello PC, quello console, eccetera eccetera, e quindi mi compare quello PC. Però se voi vedete che è quella a sinistra, come potete leggere, io non posso farci niente, cioè non mi fa interagire in nessun modo, ma mi fa interagire solo con quello che ho alla mia destra. E quindi qui posso fare o estendi o gestisci. Noi quello che dobbiamo fare è fare gestisci. Potete premerlo in alto a destra, potete premerlo al centro pagina dove l'avete visto prima, potete premerlo qua, e vi dico già che c'è in molte altre parti dell'applicazione disseminato un po' dappertutto. L'hanno messo ovunque questo bottone, quindi non potete sbagliarvi, però il luogo giusto è questo. Venite qui, premete su gestisci e vi si apre internet, e vi porta sulla pagina di Microsoft. Ed ecco qua che ci ritroviamo alla cosa che vi ho detto prima. Lui vi sta chiedendo di accedere al vostro account, ma l'account Xbox e quello Microsoft sono la stessa cosa, quindi non abbiate paura quando si apre questa pagina. Andate in alto a destra, premete su accedi e mettete le credenziali del vostro account in maniera molto semplice. Certo, non l'hanno reso molto intuitivo, però funziona così. Ora io metterò le mie credenziali, accederò e vi farò vedere che bottoni dovete premere. Però ovviamente togliamo la condivisione a schermo, perché non faccio vedere il mio account. Ho rimesso la mia faccia perché è meglio dell'immagine statica, penso, per voi. Oddio, anche se non so quanto è meglio per voi, sinceramente. E voilà. Questa volta dovremmo esserci. Sta caricando, vi faccio vedere. Allora, voi appena mettete i dati che avete messo, scusate l'attesa prima, però non so perché si era disattivata la tastiera. Because reasons. Comunque, vi ritrovate in questa pagina. Non potete sbagliare, è la prima cosa che vi si apre dopo che avete messo le vostre credenziali. E come vedete c'è scritto servizi e abbonamenti. A destra c'è scritto Xbox Game Pass Ultimate e mi dice quando scade. Il 1 aprile 2021. Poi, se guardo più giù, c'è scritto Xbox Game Pass Ultimate qui in basso. Di nuovo la data scadenza e qui c'è scritto Gold, perché l'Xbox Game Pass Ultimate comprende pure il Live Gold. Il Live Gold altro non è che il servizio che ti permette di giocare online sulla console Xbox, cioè quello che devi avere obbligatoriamente per giocare, che è poi la stessa cosa del PlayStation Plus. E c'è scritto giochi gratuiti perché anche lì, come per il PlayStation Plus, regalano ogni mese un gioco diverso. Quindi non preoccupatevi, ok? Quella è un'altra cosa e a parte non ci serve. Quello che ci interessa è questo sopra. È questa scritta qua. Il rinnovo automatico è indicato come fatturazione ricorrente. Quello significa il rinnovo automatico. Però voi qua notate e potreste dirmi: sì, però tu c'hai scritto attiva la fatturazione ricorrente. Perché? Perché l'ho già disattivata. Quindi lui mi chiede se io la voglio riattivare, perché il mio periodo non è ancora scaduto. Allora io che faccio? Vi faccio vedere cosa succede quando premete. Vi porto in una pagina e in questo caso a me dirà: guarda, il pagamento mensile è di 13 euro. Vuoi mettere il rinnovo automatico?
Vede e mi dice: riceverai l'addebito il 2-4 perché l'abbonamento mi scade l'1, il 2 loro si prenderebbero automaticamente i soldi. Però lui mi sta richiedendo di riattivarlo a me. Quindi io, se premo su conferma, mi rimette il rinnovo automatico. A voi invece, che avete ancora il rinnovo automatico attivo, vi dirà: guarda che tu, se stacchi il rinnovo automatico, alla scadenza l'abbonamento ti scade. E per rinnovarlo devi pagare, insomma, devi riattivare tutto. E ti chiede: siete sicuri? Volete confermare la cosa? E voi, premendo su conferma, vi toglierete il benedetto rinnovo automatico. Io in questo caso premo su annulla perché io non voglio il rinnovo automatico, mi porta la pagina indietro. E se premo di qua su mostra tutte le mie sottoscrizioni, mi dice che abbonamenti ho. Questo è quello che riguarda il rinnovo automatico. Una volta fatta qua, uscite dal vostro account e voilà. Vi ritrovate nella pagina principale. Dopodiché tornate alla vostra pagina dell'Xbox. Questo, diciamo, conclude la parte relativa al rinnovo automatico, però io in questo video vi voglio anche spiegare bene come utilizzare l'applicazione dal punto di vista delle impostazioni. Questo perché diventa importante. Perché nelle impostazioni c'è tutta quella parte che riguarda l'installazione, il come vengono poi messe sul desktop, le app, tutta la parte relativa all'accessibilità, e quindi mi riferisco al quanto grande avete le scritte, piuttosto che tutta la serie di liste e la personalizzazione del vostro account. Come funziona? Allora, in alto a destra, come vedete, a me c'è un'immagine che è quella del mio profilo. Premete sul profilo e si apre questo menu a tendina. Se premete sulla prima parte, vi porta in una sezione dove voi potete personalizzare il profilo, quindi mettere le immaginine, eccetera. Sapete, tutta quella parte, insomma, di customizzazione, di personalizzazione. Poi dopo c'è la possibilità di scrivere una piccola descrizione di sé, la propria posizione, e poi dopo c'è la parte relativa agli obiettivi. Cioè, praticamente questi sarebbero i trofei per ogni gioco. Voi premete sul gioco e vi dice cosa avete sbloccato, cosa vi manca, eccetera, eccetera. Questa parte qui è un po' abbastanza basica, non è neanche più importante di tanto. Oddio, proprio se volete mettere l'immaginetta all'account e dare quel tocco di personalizzazione per non essere proprio anonimi, però vabbè. Ripremendoci, ci concentriamo sulla prima voce, che sono le impostazioni. Allora, nella parte di appunto account, io posso cambiare il mio nome, mi viene detto quando scade il mio abbonamento. Posso vederne le ricompense. Che sono queste ricompense? Semplicemente il Game Pass vi permette di avere alcuni oggetti per alcuni giochi, nonché anche alcuni sconti quando voi volete acquistare dei giochi, perché i giochi si possono anche acquistare. E succede un po' come con il PlayStation Plus, quando a volte regalano delle skin per, non lo so, Fortnite, Warzone, queste cose qui, insomma. Poi c'è la parte del riscatta il codice. Cosa significa? Qui potete mettere i codici per riscattare i prodotti che avete comprato utilizzando le chiavi. Cosa sono le chiavi? Le chiavi sono dei codici, possono essere anche codici di sconto in realtà, comunque sono dei codici che vi permettono di scaricare determinati prodotti e vengono vendute sui siti di chiavi online. Alcuni si trovano pure su eBay, però ci sono proprio dei siti online, che adesso vi faccio vedere, che fanno questo servizio. Uno è questo, Eneba, l'altro è CDKey, il nome proprio, e dall'altro c'è Instant Gaming. Voi praticamente vedete qui ci sono dei prezzi, non lo so, prendiamo Cyberpunk. Premo su Cyberpunk, lo compro, lo pago il prezzo che voi vedete, mi arriva per email un codice. Per prima cosa, poi mi viene chiesto in realtà per cosa lo voglio, cioè viene detto: guarda qui, per cosa ti serve? Per l'Xbox, per la PlayStation, per Steam, per cosa ti serve? Mettiamo per Xbox, mi serve, e lui mi riporta ad una lista di giochi per l'Xbox. Eccolo qui di nuovo Cyberpunk, ha un prezzo diverso perché chiaramente nel momento in cui cambiate piattaforma ha un prezzo diverso. Comunque io ci ripremo. Se lo comprassi da qui mi arriverebbe
un codice fatto di lettere e numeri sulla mia email che io poi dovrei inserire qui digitando per far partire poi il download. Lui mi controlla che il codice è corretto e me lo fa partire. Lo stesso però potete fare su questi siti per comprarvi anche l'abbonamento al Game Pass. Come vedete qui dice Xbox Game Pass per 7 giorni 94 centesimi. Voi lo comprate, vi arriva sto codice, lo mettete all'interno di quella sezione e va. Vi estende l'abbonamento per ulteriori giorni pagando quella cifra lì. Andiamo sotto, avete la possibilità di collegare altri account, Steam, Facebook, Twitch, Twitter. A che serve? Serve perché praticamente lui vi va a prendere gli amici che avete su quelle piattaforme, controlla se loro anche hanno collegato i loro account alla piattaforma Xbox, quindi da lì si rende conto che hanno anche loro degli account Xbox e ve li mette direttamente nella lista amici, così vi trovate i vostri amici. Io ovviamente non l'ho ancora fatto, come potete notare a schermo. E poi qui c'è l'ultima voce, molto utile soprattutto se non utilizzate voi l'account, ma magari lo usa vostro figlio o comunque i vostri nipoti, non lo so. Là, il fatto di attivare una password quando voi effettuate degli acquisti. Perché, come già vi ho detto prima, questa è un'applicazione del mondo Xbox e c'è lo store. I giochi, molti giochi, si acquistano anche, ok? E quindi per evitare che ci siano degli incauti acquisti, insomma, si mette la password, così si evitano problemi. Adesso passiamo alla voce generale e qui le cose iniziano a farsi un po' più tecniche. Perché? Per prima cosa ci sono le impostazioni di avvio. Come potete leggere, scegliere se volete che nel momento in cui accendete il computer si avvii direttamente l'applicazione dell'Xbox. Io l'ho eliminata perché nel momento in cui accendete il computer si apre l'app e praticamente vi porta alla prima pagina a schermo. Io lo trovavo abbastanza inutile, mentre l'ho mantenuta in esecuzione in background quando la chiudo per aprirla più velocemente. I campi verdi sono quelli che ho spuntato, cioè quelli che dico che voglio che siano attivi. Richiede il feedback sull'app in questo dispositivo, classica cosa, vi chiede di dare opinioni sull'applicazione, eccetera. Vi sarà capitato centinaia di volte, penso. Ecco qui l'installazione dei giochi. Allora, come vedete, io ho messo che i giochi mi devono essere installati nel disco D e mi dice quanto spazio c'è per installare i giochi. Se vado a premere sulla tendina mi esce anche l'altro hard disk, perché ho due hard disk, ho un SSD e un hard disk normale. Che cos'è l'SSD? L'SSD è un disco che praticamente permette un'apertura più veloce delle applicazioni, ma soprattutto permette delle prestazioni, di far sì che le applicazioni siano maggiormente responsive, insomma più rapide nel fare i processi che devono fare. Quindi va a velocizzare i caricamenti di alcuni giochi. Ora, io ho messo di default che va installato invece sull'altro hard disk, quello classico, perché come avete visto nell'altro lo spazio è di meno. Fermo restando che, se vedete, ho attivato le applicazioni e le altre due opzioni sotto, cioè il fatto che mi deve chiedere per ogni gioco dove lo voglio installare e per ogni gioco mi deve creare un collegamento sul desktop. Infatti, se voi vedete, qui c'è Sea of Thieves, Master Chief Collection, Edith Finch, Plague Tale, eccetera. Poi le autorizzazioni offline. Cosa sono? In pratica, ci tengo a ribadire che tutto quello che vi sto dicendo riguarda l'applicazione per PC, perché io non posseggo la console Xbox né tantomeno uso questa applicazione su dispositivi mobili. Io la uso soltanto da PC. Ok? Cosa ho fatto? Ho abilitato questo come il mio PC principale. Cosa significa? In realtà non è che poi si spiega benissimo, è sotto. Vabbè, comunque, determinando che questo è il mio PC principale, posso giocare ai giochi del Game Pass anche se sono offline, anche se non ho la connessione internet. Quindi se dovessi staccare il cavo Ethernet al mio computer, potrei lo stesso aprire e giocare a questi giochi, perché ho stabilito che questo è il mio PC principale, quindi questa è la mia piattaforma principale
E anche se non dovessi avere la connessione, io da qui posso giocare. L'importante è che non è ancora scaduto il mio abbonamento. Questo è l'unico criterio. E poi c'è tutta la parte relativa all'accessibilità. In realtà, la cui parte che io ritengo più interessante è l'ultima, che è quella che cliccandoci vi fa scegliere le dimensioni dei testi, in modo da poter rendere i caratteri o più piccoli o più grandi o più piccoli delle scritte, secondo le vostre esigenze. Questo poi dipende da voi. Comunque poi c'è la parte delle notifiche. Qui mi dice, praticamente mi arriva una notifica sia all'interno dell'applicazione che qui nel centro delle notifiche di Windows. Infatti qua vedete al mezzogiorno è installato Sea of Thieves, se mi è arrivata la notifica qui. Comunque arriva la notifichina che vi dice che avete installato il gioco oppure che ci sono state delle novità sul Game Pass. Aggiornamento del catalogo, aggiornamento della versione installata, robe così. Poi c'è la parte social che riguarda tutta la parte dei messaggi o delle aggiungi amici, cioè se una persona vi manda la richiesta di amicizia vi arriva la notifica qui, piuttosto che se un amico vi manda un messaggio pure vi arriva la notifica qui. Questa parte qua è quella più interessante, che però in realtà io non uso perché vi ho detto non gioco su dispositivi mobili col Game Pass. Però praticamente cosa fate? Inquadrando col QR code, il QR code con il vostro cellulare, vi scarica l'applicazione sul telefono. Dopodiché avviene l'abbinamento tra le due applicazioni, quella che avete su fisso e quella sul telefono, e in pratica voi da questa qua su PC potete andare a dirigere l'installazione dei giochi sul telefono. Quindi potete fare tutto da PC, mandate l'installazione al gioco eccetera eccetera. Ovviamente il telefono deve essere collegato a internet. Comunque vi va a installare il gioco lì e dirigendo tutta l'operazione da PC. Può essere comodo, io non l'ho provata però. Poi c'è tutta questa parte di audio che io tralascerei, perché in pratica l'applicazione vi dà la possibilità di utilizzare il sistema di chat vocale interna ad essa. Però nel momento in cui voi giocate da console avete i parti della console, e quindi tutta questa roba qui non vi serve. Se giocate da PC ci sono delle applicazioni che fanno questo molto meglio, tipo per citarne una famosa Discord, quindi questa parte qua in realtà è completamente inutile. E poi c'è la parte relativa alle informazioni. Informazioni vi dice che versione di applicazione avete installato, ma soprattutto poi ci sono tutte le scartoffie in collegamento, cioè tutte le guide, i termini di servizio, tutte quelle, il consenso alla privacy, tutte quelle cose di cui a voi penso non interessi nulla e che possiamo lasciare. Questo chiude la parte delle impostazioni. Qui c'è il menu dei giochi che acquistate, perché come vi ho detto i giochi si possono acquistare. E cioè, andate su store, vi porta al negozio del Game Pass. E qui c'è una cosa che vi voglio sottolineare in maniera molto chiara, perché l'applicazione anche qui è abbastanza, diciamo, poco chiara su questo punto. Come vedete, prendiamo Skyrim, che è il primo qui. Vi dice che il gioco costa 40 euro, 39,99, arrotondiamo, 40. Però dato che voi avete il Game Pass, vi viene a costare 32 euro con Game Pass. Però, sotto c'è un rettangolino con scritto bianco, scritto Xbox Game Pass. Tutti i prodotti, non importa quali siano, tutti i prodotti che voi vedete con quel rettangolino con scritto Game Pass sopra, significa che sono inclusi sull'abbonamento e voi non dovete pagare nulla per acquistarli. Allora voi a questo punto mi direte: perché c'è la possibilità di farlo? Perché la possibilità c'è, in quanto voi potete decidere di acquistare il gioco per tenerlo dopo che avete finito il termine del Game Pass. Vi è piaciuto un sacco, non volete più rinnovare più l'abbonamento perché a voi non interessano tutti questi giochi, li avete giocati tutti, non ve ne frega niente proprio. Però quel gioco là vi piace un sacco e ve lo volete rigiocare, ve lo comprate, rimarrà per sempre qui dentro e voi potrete attivarlo a piacere. E se lo acquistate nel momento in cui avete il Game Pass avete uno sconto nel farlo. Non tantissimo, però c'è uno sconto in realtà per acquistarlo. Però voi, diciamo, penso che se avete fatto questo servizio, almeno casi eccezionali, non utilizzerete questa opzione. Però
vi spiego questo fatto per farvi vedere un'altra cosa, perché poi ci sono dei prodotti che quella dicitura non ce l'hanno. Qui ci sono, qui ad esempio no. E perché? Perché sono degli add-on. Cosa sono gli add-on? Sono delle aggiunte ad alcuni giochi, magari mettono nuovi oggetti, qualche missione in più, eccetera. Però vedete, non c'è la scritta Game Pass, come ve l'ho fatta vedere io in quel rettangolo bianco con la scritta trasparente, come lo vedete qui. Ma c'è soltanto lo sconto col Game Pass. E infatti voi se ci premete avete solo la possibilità di acquistarlo. Invece se torno sul gioco di prima, vedete, vi compare direttamente installa, c'è di nuovo il nostro rettangolo incluso con Xbox Game Pass, premete su installa e il gioco va. Ma ora arriviamo a una parte che è molto confusionaria, cioè se non avete una guida non capite che diavolo sta succedendo, ed è quella relativa all'elenco preferenze. Vi dico già che scusatemi, vi dico già che tutta questa parte qui è vi sembrerà un po' assurda. Adesso capite perché. Torniamo di nuovo allo schermo più il faccione e premiamo su questo elenco il mio elenco delle preferenze. Come vedete, qui ci sono alcuni giochi, in totale sono 10. E che ho messo nelle mie preferenze? Se premo poi su visualizza dettagli, mi porta alla pagina che avete visto come prima, dove scaricare il gioco, installarlo, eccetera, eccetera. Ma quella parte là ve la faccio vedere dopo, completa, perché ora non ci interessa. Tra altre cose, riporta subito il prezzo che si andrebbe a pagare se nel momento in cui decidiate di acquistarlo con il Game Pass, però ovviamente come vedete su tutti i giochi inclusi nel pass, vedete, hanno tutti quel rettangolo che vi dicevo. Ora che cosa succede? Che qui ci sono questi giochi e qui c'è un altro elenco che sta qui, sta nella mia raccolta. Se voi prendete qua e fa questo caricamento interminabile, non so perché, ci sono due liste. Uno con scritto gioca dopo. Ci sono solo 6 giochi. È una lista diversa dall'elenco delle preferenze. E praticamente non si riesce a capire perché ci sono queste due liste diverse, dove banalmente voi andate a inserire quei giochi che avete visto nel catalogo, li mettete lì per giocarveli dopo. Fondamentalmente questo è, per andarli a trovare prima invece di scorrere tutti i giochi che ci sono. Ci sono tutte queste due liste diverse, inutili, ma soprattutto ci sono poi sotto i giochi che voi volete, che avete già installato sulla piattaforma, tutti i giochi, significa tutti i giochi che voi avete installato, infatti sotto c'è scritto proprio anche tra l'altro installato, che poi vi ritrovate pure qua, perché voi potete lanciarli da qua, premendo sul play, qui, oppure li potete lanciare dal desktop, perciò vi chiede anche se voi volete o no installarli sul desktop, perché potete decidere pure di non farlo, aprite l'app e ve li trovate tutti qui, in realtà. Però perché c'è questa differenza tra questi due elenchi? Io perché non lo so. Vi posso dire che però dovete stare attenti ad una cosa, perché io in realtà all'inizio mi trovavo in difficoltà, perché io li aggiungevo e poi vedevo che in una lista c'era un gioco, in un'altra non capivo perché. Comunque, andando alla pagina principale del gioco, prendiamo sempre Skyrim, dai. Premete una volta sopra, vi apre questo piccolo menu, se vogliamo chiamarlo così. Qui andate alla parte dove ci sono i dettagli completi sul gioco. Qui lo aggiungete a gioca dopo, quella lista di prima. Qui altri trailer e screen screenshot ci sono. E qui i trofei. Io ora se premo su aggiunge gioca dopo, lui ovviamente me lo mette negli aggiungi a gioca dopo. Non ho nessuna possibilità da rimuoverlo da qua. Nessuna. Quindi se lo voglio rimuovere, devo tornare indietro. E quindi dovrei andare indietro, dovrei andarmelo a cercare, di nuovo fare così e toglierlo. Non si capisce perché, e voi mi direte sì, però se tu adesso aggiungilo, li aggiunga dopo, e apri i dettagli completi del gioco. E no, non lo potete togliere da nessuna parte, e poi c'è qui l'elenco preferenze. Praticamente voi quando aprite la scheda completa di un gioco, vi dà la possibilità di metterlo nell'elenco preferenze. Non li aggiungi a gioca dopo, non lo potete rimuovere dagli aggiungi, dal gioca dopo, non lo potete rimuovere anche andando nella lista di gioca dopo, e
Non, praticamente ve lo dovete ritrovare così nella home page e se lo volete togliere, altrimenti non potete in alcun modo. Quindi, nel momento in cui voi aprite una pagina completa di un gioco, state attenti a se l'avete messo sul avete premuto sul cuoricino, perché le cose premute col cuoricino si trovano qua dove sta il cuoricino. Se invece eravate nella home page e l'avete aggiunto a gioca dopo, stanno di qua. State attenti. Ci troviamo qui. Qui ci sono tutti, vi faccio vedere pure quest'altra parte. Qui ci sono tutti i dati relativi al gioco. C'è l'installazione. Se voi premete su installa, vi chiede, perché ho lasciato così, come vi ho fatto vedere prima nelle impostazioni, come voi lo volete installare, dove lo volete installare, lo volete collegare al desktop o meno, eccetera, eccetera. Ovviamente non farò niente di tutto questo. Se premete qui, vi dà la possibilità di acquistarlo, e in realtà qui vi dà le opzioni d'acquisto. Che significa? Dato che c'è in varie versioni questo gioco, vi chiede in quale versione lo volete, vi dice i prezzi e poi decidete di acquistarlo. Qui esce scritto visualizza perché vi porta prima alla pagina per farvi vedere cosa contiene questa versione che ne ha due, accorpa due giochi diversi, in modo tale che voi potete vedere tutta la descrizione e farvi la vostra idea. Siamo tornati qui. Scendiamo giù, vi dice che tipo di gioco è, quanto è stato aggiunto, quanto pesa e il genere. Ci sono le recensioni, ovviamente qua sono impietose le recensioni, ha un 2,5 perché i giocatori lamentano dei crash. I crash sarebbe quando il gioco si blocca completamente, voi lo dovete chiudere l'applicazione e farla ripartire. Ok, si scende più giù, ci sono gli obiettivi, cioè i trofei che potete sbloccare. E ci sono poi gli add-on, cioè le espansioni. Come vedete, anche qui c'è scritto direttamente il prezzo, senza il rettangolino bianco con su scritto Game Pass. Quindi ciò significa che voi dovete pagare per acquistarli. E c'è scritto il prezzo. Poi dopo ci sono i requisiti di sistema. I requisiti di sistema vi dicono i requisiti minimi che deve avere il vostro PC per poterlo farlo girare. Ci sono quelli di base e quelli consigliati. Perché? Qual è la differenza? Sempre considerando che magari parliamo con soggetti che non sono molto inseriti all'interno del discorso della componentistica di PC, significa che i requisiti di base sono quei requisiti minimi, cioè proprio il minimo indispensabile che dovete avere per farlo partire, cioè proprio per fare una cosa basilare. I consigliati invece sono per quelle, diciamo, richieste, quindi quei requisiti hardware che vi servono per farlo girare bene, insomma, in maniera fluida, senza problemi di alcuna sorta. Ovviamente i crash che hanno avuto i soggetti precedenti non dipende dalle componenti che hanno, dipende dal fatto che il gioco è stato portato qui su PC, era nato per console e quindi ci sono stati un po' di problemi, secondo me, nel fare questo passaggio. E sotto, vabbè, ci sono le ulteriori informazioni che non ci interessano. Questo conclude la descrizione del gioco e delle due liste. Spero di essere stato chiaro nelle due liste. L'ho fatta perché io in realtà aggiungevo i giochi e non capivo dove andavano a finire. Guarda, Skyrim mi sta ancora qua nel gioca dopo, quindi io sapendo che stai in home page, devo andare in home page, premere qui sopra e rimuoverlo. Una cosa ridicola. Invece per rimuoverlo dall'elenco delle preferenze, siccome ce l'ho messo, ma l'ho messo apposta per farvi vedere come toglierlo, basta rimuovi. E va bene, siamo tornati a 10 elementi. Prima di lasciarvi e di concludere, vi voglio far vedere le ultime due opzioni del vostro account. In realtà, che sono i feedback per lasciare i commenti. E a noi non ci interessa. Il disconnetti per il logout. E vi faccio vedere un'altra cosa completamente inutile. Questo risulta invisibile. Voi, vedendo la scritta così come anch'io, andreste subito a pensare che premendo lì praticamente voi passate in modalità invisibile offline. No, perché magari avete degli amici online, non volete far vedere, non volete che vi rompano le scatole con i messaggi, le invidie e le cose. Premete lì e andate in invisibile. No, in realtà no, perché premendo non succede un'emerita. Non lo dirò, però non succede nulla in pratica, perché resta sempre il pallino verde che vedete qui vicino al nome, quindi sono sempre online. E non cambia niente. Se vi state poi chiedendo che cosa è questo, qui è il vostro centro notifiche. Le notifiche vi arrivano o qui o qui, semplicemente, e qui si fa la ricerca dei giochi. Mi raccomando, quando cercate giochi siate sempre precisi nello scrivere il titolo, perché
perché altrimenti il gioco non vi comparirà, nonostante sia presente sul catalogo. Ok? Quindi state bene attenti. Se poi non sapete bene qual è il nome del gioco, eccetera, tutti i giochi, vi esce la lista completa. Sì, perdete un po' di tempo. I filtri qui fanno abbastanza schifo perché non vi dà la possibilità di dividerli per lettera. Sì, sono messi in elenco già in ordine alfabetico, ma magari state cercando un gioco sulla T, non volete partire da là. Cioè, non c'è. Non c'è. Quindi dovete stare un poco attenti. Io spero di essere stato chiaro, non essere stato tedioso e soprattutto non avervi fatto sentire dagli stupidi, ma come vi ho detto, diciamo il pubblico che si riferisce al Game Pass, anche per via dell'offerta che ha, è molto molto ampio e quindi c'era la necessità di spiegare tutto con il dettaglio. Se volete altre informazioni, vi servono altre guide oppure altri punti magari dell'interfaccia, che vi sono poco chiari, basta scriverlo nei commenti e io vi aiuterò sicuramente. Io vi ringrazio tanto per la visione, per questi 35 minuti, quasi 36 che vi ho rubato. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!